Saul. Il Dio è assente, se ne va, ma presente attraverso le leggi di natura. Cristo, Dio è presente, si incarna, ma se ne va dopo essere stato crocifisso e averci salvato. Perché? In che cosa ci salva? Cosa fa per salvarci? Ci dice la verità. Ci dice la verità, cioè che non c'è sacro nel mondo, non ci sono profeti, che lui è la cosa promessa. Quando Dio caccia Adamo ed Eva, promette che poi arriverà un Messia, lui è la cosa promessa. Basta, non si deve più aspettare. Il tempo è venuto. Poi se ne va e dice: tornerò, non vi dico quando. Ecco. In questo tempo dell'attesa, questo tempo dell'attesa è un tempo teologico-politico, non è un tempo, è privo di Dio, ma è determinato dalla volontà divina. È quel tempo che c'è il Leviatano, e il Leviatano è lo Stato e la politica nel tempo dell'attesa. Dio c'è e non c'è, oggi non c'è, c'era, non c'è stato più, ci sarà, non c'è oggi. Questa sua assenza fa sì che dobbiamo dimenticarcelo e arrangiarci? Fa sì che questa sia l'epoca della laicizzazione? No. Questa sua assenza fa di quest'epoca un'epoca teologico-politica. È una teologia politica neutralizzante e al tempo stesso non fondativa, ma sfondativa. C'è Dio? No. È un fondamento? No. È un trascendentale, proprio perché è trascendente. È un trascendentale. Però, insomma, la sua operazione da trascendentale la fa. Ed è un'operazione che funziona, vuol dire che ci dà le coordinate della politica e la garanzia che la politica funziona. Lui ce la dà. Un relitto della teologia politica lo trovate anche in Locke. L'appello al cielo di Locke è precisamente il fatto che è necessario conservare l'idea che lo Stato abbia un rapporto con la trascendenza. Naturalmente il rapporto che Hobbes istituisce con la trascendenza è più debole da una parte, perché questa immane operazione di svuotamento fatta da Hobbes viene immediatamente riempita dalla filosofia successiva. Già in Locke l'arredamento dello Stato è un po' meno squallido. Detto altrimenti, in natura c'è qualche cosa di più che non il semplice insensato conflitto fra gli atomi fisici e fra gli atomi umani. Ci sono dei diritti un po' più solidi. Però, per far tornare i conti, anche Hobbes ha bisogno di ricordarsi che il tutto avviene in un'epoca che non ha dimenticato Dio. Per fare la rivoluzione. Non contro il potere esecutivo, che è una cosa facile, contro il potere legislativo, che è un pochino più complicato, ma siccome per l'appunto quello volevano fare, Hobbes e gli amici suoi, non si sono limitati a dire: beh, facciamolo, buttiamo fuori il re e con il suo, che era anche un legislatore. No, per buttare fuori un re che non è mero potere esecutivo, ma è un potere regale, cioè c'è la prerogativa, c'è l'esecuzione, ma c'era anche la colegislazione, no? Per buttare fuori questo, perché l'architettura complessiva del pensiero funzioni, bisogna fare un salto fuori dal pensiero, cioè a Dio, l'appello al cielo.
quel salto fuori dal pensiero che è all'origine di Hobbes, solo che Hobbes nemmeno lo dice, ma all'origine di Hobbes c'è l'idea che tutta la macchina del razionalismo funziona su un assunto, che Dio non è contraddittorio, che Dio, quando ci dà un comando che a cui è possibile dare obbedienza. Ecco. Il tutto pagato con la teologia politica implica la ablazione dell'elemento spirituale. Ecco. Perché se ci metti l'elemento spirituale, allora hai i preti, ma se hai i preti, hai un'altra cosa. Cioè, sostanzialmente, non hai lo Stato moderno. Allora, lì è facile dire, c'è una forte commistione fra l'elemento teologico e l'elemento politico. Grazie, lo dicono tutti, fa parte dell'autodefinizione di uno Stato, lo vedremo con Marx, quello che Marx chiama lo Stato cristiano. Quello che ci dice invece Hobbes insieme a Marx è che è proprio lo Stato ateo, è proprio lo Stato democratico, è proprio lo Stato autosufficiente a essere uno Stato cristiano. Questo ci ha detto. È Hobbes l'inventore della teologia politica moderna, cioè l'inventore, il tutto, ve lo potevo dire, se fossimo stati in un'altra epoca, l'epoca in cui io avevo la vostra età, non ci sarebbe stata una lezione come questa. Il tutto si sarebbe detto in un altro modo. E tutti avrebbero capito tutto, subito. Cioè, è Hobbes che ha inventato la distinzione fra uomo e cittadino. Quella distinzione che Marx, nella questione ebraica, dice è il cristianesimo realizzato. Solo che adesso dire Hobbes ha inventato l'alienazione moderna, nessuno la capisce più, perché il pensiero dialettico è tramontato, bisogna dire, adoperare lo strumento della teologia politica per indicare che quello che ha fatto Hobbes, dentro cui noi viviamo, ecco, perché no, Hobbes, perché Hobbes? Perché è quello dentro cui noi viviamo. Quello che ha fatto Hobbes è pura, purissima teologia politica. Cioè che gli stati dentro i quali viviamo sono resi possibili soltanto dall'idea che bisogna neutralizzare il sacro, cioè il sacro non può avere alcun valore politico. Ecco. E questa idea la puoi avere solo se sei un cristiano. Perché? Ma perché il sacro per i cristiani è tutto fuori da questo mondo. E la tua milizia cristiana non consiste nell'adorare gli idoli. Semmai la contraddizione la vedremo per l'appunto in un ebreo che, come Benjamin, che di trascendenza se ne intendeva, cioè che ci credeva davvero nella trascendenza, la contraddizione, il tradimento della modernità è che la modernità si costruisce sull'assenza di idoli e poi produce dentro di sé, che cosa? La più mostruosa idolatria della storia, cioè il capitalismo. Ma perché? Perché ve l'ho detto io, che il Leviatano non è fatto solo della teologia politica, c'è anche l'elemento utilitaristico. E lì, cioè tutta questa storia, che è vera ed è strutturale, non è sovrastrutturale. Ecco, teologia politica è critica, nel senso che non va attorno a qualche cosa di esteriore, va attorno a qualche cosa di originario e di strutturale. Cioè, senza di essa non capisci che cosa è successo. Sì, però, uno dice, la teologia politica ci spiega che Dio è il trascendentale della politica. Bene, ma trascendentale vuol dire condizione universale necessaria per. Bene, ma per che cosa? Per fare i soldi. Ma Hobbes, che è un uomo
geniale dunque onesto, profondamente in malafede quando vuole, ma è chiaramente in malafede, tutti ridono quando leggi le sue pagine contro la Chiesa Cattolica, perché proprio sono pagine intrise di malvagità aperta, ecco. È onesto. Onesto anche quando dice fin da subito che il contratto serve a rimanere al mondo, che è una buona cosa, e serve a godere dei frutti dell'industria. È la condizione di sicurezza necessaria perché si sviluppi il capitalismo. Del resto ci sono intere linee di interpretazione di Hobbes, no? Come individualismo possessivo, che perdono tutto l'elemento trascendentale, o se non lo perdono lo reputano inessenziale. Dice, ma sì, è il modo di ragionare. Mentre invece per noi è essenziale, perché ci mostra che nel momento in cui nasce lo Stato moderno, chi lo mette al mondo come idee, cioè Hobbes, sa che esso è al tempo stesso banalmente, brutalmente materialistico, acquisitivo, e al tempo stesso è drammaticamente nichilistico, uno stato barocco. È uno stato barocco, cioè uno stato in cui tutta la ridondanza dell'argomentazione serve a dire e a negare al tempo stesso il nulla che c'è sotto. E che questo nulla è costitutivo. Non è una malinconia di Hobbes, è la malinconia della modernità. È la malinconia produttiva della modernità. È la depressione aggressiva della modernità. Ecco perché Machiavelli è bello e Hobbes no. Perché Machiavelli non è né un depresso né un malinconico. Almeno nel Principe e nei discorsi. È ricco di vitalità. Ed ecco perché Hobbes invece è un gigante della modernità, perché dentro un mondo privo di senso, perché ce n'è troppo, perché le guerre civili e le religioni sono il troppo di senso. Dentro un mondo privo di senso costruisce questa macchina leviatanica, imponente, appunto barocca, che dietro la sua potenza nasconde la propria nullità.